più antica città del futuro, cioè noi dobbiamo partire dai nostri problemi, parlo di quelli che a Venezia si vedono più facilmente di altri luoghi, ma che sono problemi che hanno tutti. E dobbiamo partire da questi problemi per trovare soluzioni. E lì la strada è semplice, o decidiamo di dire no a tutto e in qualche modo con romanticismo probabilmente inadeguato, pensiamo di tornare all'Ottocento, oppure investiamo sulla tecnologia e sul futuro. E io penso, lo dico per i giovani soprattutto, che il futuro è loro, dobbiamo scegliere questa seconda strada, cioè non avere paura, avere coraggio, ascoltare gli scienziati, le imprese, le risorse, quello che abbiamo che arriva dal nostro lavoro, dalla nostra esperienza, per trovare le soluzioni a questi problemi. Il MOSE è un esempio di questo, no? Non si voleva, non si voleva, e adesso funziona. La stessa cosa succederà per il moto ondoso, dobbiamo trovare scafi diversi da prima, leggerezze diverse, velocità diverse, sì, ma anche nuovi sistemi di propulsione, per cui non solo le batterie, che stiamo provando anche queste, l'idrogeno, e per questo il salone è un luogo di riflessione sull'acqua e sul mare. Perché venite, perché lì ci sono le progettazioni, ci sono i giovani, c'è la voglia di partecipare per il proprio futuro. Lo dico ai ragazzi, insomma, venite per dare il vostro contributo fattivo, per risolvere i problemi. Il Salone Nautico di Venezia è un salone molto importante, è un astro nascente, perché qua bisogna ringraziare anche il sindaco Brugnaro che sta investendo molto su questa iniziativa e su questo progetto. Ricordo che la nautica italiana conta circa 10 miliardi di euro all'export, per la precisione 9 miliardi e 100, in leggero calo rispetto all'anno scorso, 3 punti percentuali in meno, ma sta comunque esprimendo 10% in più rispetto al 2019, prima di tutte le problematiche pandemiche, energetiche, belliche e quant'altro. È un salone strategico, un salone che si abbina molto con il DNA, diciamo, del brand, del marchio di Venezia, quindi un marchio normalmente associato quando siamo nel mondo al lusso, all'alto di gamma, e quindi è per vocazione un salone che appunto rappresenta e può rappresentare quello che è il prodotto di grande valore, naturalmente senza escludere anche tutti gli altri cantieri che possono avere un loro luogo d'espressione, e noi come ICI, come Istituto Commercio Estero, abbiamo rinnovato l'impegno anche quest'anno nel portare quegli operatori e giornalisti che sono quelli che riescono a fare la differenza in un campo internazionale, soprattutto perché anche solo uno di questi operatori dovesse mettere gli occhi su un cantiere, riesce sicuramente a fargli la differenza, se questo è un cantiere medio-piccolo, comunque che sta iniziando la sua attività. Sì, anche con questa quinta edizione del Salone Nautico, la Marina è voluta essere a fianco della città e dell'amministrazione comunale per l'organizzazione di questo importante evento fieristico, sia in termini di uomini e mezzi messi a disposizione, ma anche per la messa a disposizione di quelli che sono gli specchi alti e gli spazi a terra. In un sito come quello dell'Arsenale, che ha un forte richiamo evocativo per ciò che ha rappresentato nella storia, la ricchezza, la potenza, la fortuna di Venezia, della Serenissima, ma anche la propensione di Venezia verso quello che è lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Quindi, qual è il miglior sito che possa trovare diciamo, in questo evento fieristico un giusto connubio, considerato che sarà comunque una vetrina importante per tutte quelle che sono le eccellenze della nautica e di tutte le attività che si svolgono sul mare nel mondo, eccellenze italiane nel mondo.